Sono appena arrivata a Milano in condizioni veramente vergognose perché domani ci alleniamo insieme alla Regge e poi domani pomeriggio a Grottolino. Comunque vi volevo raccontare una cosa che mi ha lasciato abbastanza scioccata e volevo capire voi che cosa ne pensavate. Praticamente ieri sono stata a Positano ieri mattina per fare delle foto. E arrivo in spiaggia, che tra l'altro l'unica spiaggia di Positano, ma praticamente quella lì dove ci sono tutte le casettine lì. Poi fatto sta che io non dovevo fare foto, non dovevo fare uno shooting, dovevo fare una foto che serviva a me, così una foto. E arrivo su questa spiaggia insieme con la fotografa, che specifico non aveva con sé luci particolari, cose super professionali, era semplicemente una Canon in mano, una reflex. Arrivo in spiaggia e mi preparo tutta carina, mi sto sedendo per capire dove posso fare questa foto. Arriva una tipa del lido, tra l'altro lì due lidi ci sono, io direi una fianca all'altra, due sono, quindi arriva questa tipa e mi fa: che cosa state facendo? Faccio io: guardi, sto tra l'altro maleducata a livelli imbarazzanti. Ehi, è partito l'ordine, ok, tra poco si mangia. E mi dice, io le dico che stavo per fare una foto. E lei mi fa: 150 euro. Lì ovviamente rido. Che significa 150 euro? Lei dice: pagare 150 euro per fare una foto qua. Guardi che io devo fare una foto che, cioè, ci metto 5 minuti, non ho assolutamente intenzione di prendere la sua struttura nella foto. No, la spiaggia è privata, lei deve pagare 150 euro. E faccio bene, allora prendere il lettino. Sì, può prendere il lettino, ma comunque deve pagare 150 euro per fare la foto. Allora faccio: ma scusa un attimo, ma allora se io vengo qua in vacanza che faccio? Non posso fare una foto? Con lo sfondo di Positano non lo posso fare. Perché tu mi stai dicendo che io devo pagare 150 euro se voglio fare la foto qua. E faccio: però quella signora che ha portato il bambino in vacanza non può fargli la foto, deve pagare a te 150 euro. Non risponde. Me ne vado e vado nel lido a fianco. Vado nel lido a fianco e chiedo prima di posizionarmi, chiedo di poter parlare con qualcuno per fare una cacchio di foto sulla spiaggia, quasi al mare, quasi dentro il mare. Ma già era assurdo per me doverlo chiedere, però vabbè, tipo, si vede che non lo so. Mi fermo e aspetto che arrivi questo ragazzo. Arriva questo ragazzo e fa: di cosa hai bisogno? Faccio: no, guarda, devo fare una foto sulla spiaggia, però vedo che la cosa sembra problematica. Aspetta che chiedo. Vabbè, chiedi. Prende il suo telefono, non lo so, può fare una foto. Va bene, 300 euro. 300 euro. Faccio: guarda che io non devo fare una foto, cioè devo fare una foto sulla spiaggia. Qual è il tuo problema? Cioè, qual è il problema? Perché dovrei pagare 300 euro? Ma perché lei ho visto che ha una macchina professionale, guarda, io non so tu in che epoca vivi, tra l'altro questo almeno lui era gentile, non come la stronza di prima, ma cioè, non so tu in che epoca vivi, però anche io ho una Canon, cioè ce l'hanno tutti una macchina fotografica, cioè ti avessi chiesto di fare un super shooting per il mio matrimonio nella tua struttura, tu mi dici: guarda, devi pagare, ma io sono in spiaggia, quasi in acqua, devo fare una foto, devo darti 300 euro. Faccio: ma guarda che io faccio una foto, ci metto 2 minuti, no, 300 euro. Vabbè, posso prendere il lettino per questi 10 minuti, 75 euro a persona. Per 5 minuti faccio io, sì. Va bene, arrivederci, grazie. Sono rimasta scioccata da questa cosa, cioè forse esagero nel dire quello che sto per dire, ma secondo me è qualcosa che somiglia molto alla camorra. Cioè, nel senso, tu non puoi venire apposta vicino a me perché vedi che sto per fare una foto con lo sfondo di Positano che è tuo e chiedermi soldi, ma non lo so, io sono rimasta veramente veramente scioccata. Se all'inizio ridevo, dopo pensandoci, ma stiamo scherzando? Cioè, non lo so, boh, questo è. Poi tra l'altro io non vi sto a spiegare neanche come sono riuscita a fare un secondo questa foto, non vi sto neanche a spiegare dopo tutto casino. Questo è insomma.